Buonasera, buonasera. Sto aspettando che il gioco faccia la sua comparsa. Sono molto blu, ma credo sia colpa del gioco. Vai gioco, però mi devi dare una soddisfazione. Tanto buonasera Just, buonasera Iaci. Ce la puoi fare, Real Life? Non ce la fa, ce l'abbiamo fatta. Buonasera Iaci, dicevo che chiede, ma Nine Souls poi finito. Finire Nine Souls prevederebbe che io ci giochi. Io sto giocando solo la sera quando mi vedete. Quindi no. Buonasera Cuba, buonasera Brosim. Allora, l'altro lato stavamo avendo grossi problemi a capire come cacchio si arriva in una fantomatica sala del personale, tipo. Ora mi ha ridato di nuovo tutti gli oggetti, no, tutti i libri. Noi dobbiamo cliccare un po' sulle cose. Tipo dietro gli scaffali, che ne so. Che ne so. Prova a spostare questo. Ma non l'avevamo mai spostato questo che scaffale, scusatemi. Ah, perché tu qua dove prendi il libro? Non hai alcun motivo per farlo. Perché tutta la parte dopo è quella dove ci sono le guardie e tutto il resto. Maledetti. Vabbè, ci abbiamo messo poco a uscire dall'impasse. Ehi tu, niente rumori molesti nella biblioteca. No, non mi convince, se solo il colonnello non fosse in vacanza. Ed è così buio che non riesco a distinguere le facce di nessuno. E se prendesse l'uniforme del capitano dell'armadietto e la indossasse, chissà se qualcuno se ne accorgerebbe. Potrei essere colonnello per un giorno. Quindi il nostro obiettivo è l'uniforme. Ah, ecco, pure dovevo spostarmi, mi sa, per via della webcam, mannaggia. Un secondo. Non si trova pace ultimamente con queste interfacce. Mettete tutto da un lato o sopra. Porca miseria. Che di qua comunque mi sa che coprivo robe. Però che vedevo lì? Almeno le facce, le scritte, un minimo le dovreste leggere, di più così. No, questo è l'armadietto. Ma noi cerchiamo pure le chiavi, tipo. Cacchio è? Questo qui è il coniglio con gli occhi inclinati ha dato via la chiave. Con gli occhi inclinati. Dato via la chiave. Ah, quello dell'altra stanza. Ho già visto questa tazza. E la tazza è quella fuori, come no? Qui mi serve la chiave per aprire questo? Ah no, posso nascondere. È un gioco horror, signore. Possiamo nasconderci negli armadietti. Non serve a niente, sembrerebbe, però. Quindi devo tornare dove stava la tazza finalmente. Puntatore del mouse. Un po' avanti e indietro sto pezzo, però diciamo la verità. No, devo andare al piano di sopra, credo. Credo. Devo riaprire e chiudere qua. Quindi questa tazza era di questo coniglio, ok. Probabile che se lui avesse possesso la chiave. Ah, il mio. Madonna, che avanti e indietro però sta parte, mannaggia, l'ho appena detto, eh. È tutto un sai e shin da ste cacchio di cose. No, ha fatto la cazzata. Risaliamo. Molto ben tornati là, dobbiamo salire dall'alta col tizio di nuovo. Col jingle di Zelda, non ci scordiamo. Faccio? Ripiglio il libro, mi servirà, non credo.
Allora, boh, quale sarebbe il tizio? Non è lui. È quello. È lui. Però io mo che già fa? Devo rimettere il libro giallo, ovviamente. Non poteva essere il libro rosso e il libro blu. Doveva essere il giallo per spostare questo. Santi Dio, per una volta che non l'ho recuperato. Per ora nettamente la parte più noiosa del gioco questa. Ma proprio macchinosa sta parte. Io spero che non sia così pure il resto. Poi troviamo ste chiave e dobbiamo fare altra manfrina di tocca il tavolo. No, gli stiamo rubando le. Ok. Chiave d'armadietto. Dobbiamo rimettere il libro. Perché se no, riprendere il libro, se no non ce l'abbiamo per di là. Faccio prima così ascende, così non mi sgamano. Un altro, io come faccio a. Cioè, entro qua, Entro qua e aspetto che se ne vada lui? Se ne andrà a un certo punto? Qual è l'idea? Non mi pare che te ne sta andando, eh. E se vado qua, secondo me mi sgama. E che ha già fa, scusate? No, ma tu davvero ogni volta rimetti a posto sto cazzo di coso? Ah, signore. Dobbiamo arrivare a quell'armadietto, chiaramente. Come faccio a non farmi sgamare, però, scusate. Nascondendomi qui dentro, e poi. Mi sfugge qualcosa. Non mi pare che se ne stia andando. Ah, posso camminare. Si intravede pure un paio di pixel. Qual è l'idea qua? Bisogna spegnere le luci in qualche modo, che lui si lamenta che forse devo cercare.
Un interruttore da qualche parte? Come le spengo le luci? C'era un tizio però che... C'era un tizio che cercava delle chiavi, pure lui, ripigliamo il libro. In fondo a sta stanza, vero? Era lui, non mi ricordo se era lui. No, era ancora più in fondo. Ah no, qua andava quello viola, ok, quello rosso era. Così, i colori sono un po' strani, però. E qua c'era tizio che diceva. La chiave degli armadietti. Ok. Quindi adesso prendo la chiave degli armadietti. Io gliela posso dare? Ah, oh, quindi non serve a niente anche lui. Quindi che ha già fa, raga, secondo voi? Qual è l'idea? La soluzione qua per... Che io non ne ho proprio idea. Cioè, dobbiamo chiaramente arrivare lì dentro e distrarre il tizio, non lo so. Da lì abbiamo preso le chiavi. Molto divertente. No, sta parte la puoi cancellare, non mi non ti dico di no, guarda. Non c'è nessuna parte, c'è dentro quell'armadietto c'è qualcosa che ci serve, probabilmente per passare inosservati qua nella biblioteca. Il problema è che non so come arrivarci. Basta, non c'è letteralmente altro. Ah, forse possiamo lanciare. Possiamo provare con i gamberi. Un po' che non ci provava. Magari si attirano. Magari li attiri da qualche parte. L'uniforme del capitano lì dentro, il colonnello, se la mettiamo va bene, ci fanno passare. Vediamo se buttando i gamberi. No, eh. Non fa una piega, tizio. Cacchio devo fare adesso? A che serve nascondersi qua dentro? Quel fischietto del cane? Ah, ok.
Devo pensarci prima. Risolto. Adesso usciamo vestiti da colonnello? Sì. Carino. Con permesso. Qua ci va il libro blu, immaginavo. Quello della signorina lì, della professoressa. È un ascensore. Ok. Buonasera Albi, buonasera. Abbiamo appena passato la parte più pallosa del gioco per adesso. Una biblioteca sotterranea, un po' freddo. C'è un ritratto sulla lavagna. Non ti sembra che assomigli a qualcuno? È difficile stabilire con una risoluzione così bassa. Sembra il taglio di un giornale, ma manca parte dell'articolo. La professoressa è stata qui. Cosa faceva in un posto come questo? Perché non mi hai aiutata? Pensavo di morire. Io da scusa mi avevi tentato di proposito di aiutarti. Non riuscito a identificare la causa della tua emicrania. Non appena sei entrata nella biblioteca, la temperatura dell'aria ventrale del tuo cervello ha iniziato a salire. Ora ha ripreso a funzionare correttamente. Possiamo leggere di nuovo? Ah, ok. Mi serviva un trauma per tornare a leggere. Incidente in camion a via 195, un numero a caso, 20 gennaio, un camion si è schiantato contro un semaforo in via 195. L'uomo alla guida del veicolo soffriva di un male patologico che si crede avergli fatto perdere i sensi, l'uomo è deceduto nell'impatto. Sulla scena erano anche presenti, il resto dell'articolo è strappato. Non capisco. Un incidente in via 195? Il 20 gennaio? 2 mesi fa. Numero di incidenti registrati di a zero. Ma quel giornale?
questo sì. Luis, buonasera, ma questo articolo che c'è stata la professoressa. Non possiamo sapere cosa stesse facendo la professoressa qui. Non capisco perché non ne hai dati, ok. E ciù. La temperatura corporea è in diminuzione. Non è che smettiamo di imparare, di ricordare come si legge? Ci scordiamo di nuovo come si legge? Smettiamo di ricordare come si legge, per non dire ci dimentichiamo. Come dobbiamo andarci. Allora, lì fuori dalla biblioteca c'era quel tizio che diceva che non mi fa passare finché non leggevamo una cosa. Immagino che sia quello davanti. Sembra che siamo finiti nei guai. Colonnello, nessun problema nella biblioteca interrata? Eh? Agli ordini, colonnello, su via. Allora, vediamo. Andare tutti a casa. A posto. Il cartello che parla del furto? Questo? Furto della chiave della biblioteca segreta. La chiave che apre la biblioteca segreta posizionata all'interno della biblioteca di Miraggio è stata rubata. L'ingresso alla biblioteca è proibito finché il colpevole non sarà stato arrestato. Siamo alla ricerca di un sospettata che corrisponde alle seguenti caratteristiche. Una donna che entra nella biblioteca di Miraggio usandola per diversi giorni. Quindi la professoressa ha rubato la chiave? Ok. Capelli grigi e una collana in giro con la nera. Ok. Ho visto il gameplay di Resident Evil 2, ammetto che mi ha emozionato. Addirittura. Non mi continua a non fare né caldo né freddo. L'unica cosa che mi ruga è che, che non si possa comprare l'originale su PC allo stato attuale. Perché non si vende da nessuna parte. Però è onestamente il miglior trailer che hanno tirato fuori fino ad ora. Almeno quello. È abbastanza innegabile. Anche molteplici altri libri, attenzione. Quando lui è beccato, mi ha chiesto come si chiamava. Allora lo sapevo che aveva risposto Hass. Non può essere. Si chiama come te, ma che senso ha? Poco dopo il furto in biblioteca, un altro istituto ad essa gemellato, il Museo dei Miraggi, ha registrato l'ingresso di un individuo non autorizzato. A che limo stiamo cercando questo museo? Che Serentini insieme al Resident Evil ha sempre catturato molto. No, a me è piaciuto all'epoca Silent Hill 2. Pure il 3, una serie che comunque ha una sua importanza. E sto remake che proprio non mi interessa. È molto probabile che questi due crimini siano stati perpetrati dalla stessa persona. Dobbiamo cercare sto museo, sì. Torniamo alla balena. È vero, possiamo leggere il libro blu, sì. Dimmi, Al, chi è questo? Ah, la professoressa. Che però è uguale a noi, la grande, un po' più grande, possiamo dire. Se c'ha anche gli occhi rossi. Perché mi vieni dietro? Mezza glitchata, tra l'altro. Come? Non sei nemmeno la vera Ale, ecco, vedi. Sta facendo, c'è del turbamento. Stavo sognando?
Buongiorno Al. Ho visto anche il trailer di Monster Hunter, però non mi dice nulla. Sei pazzo, però è fichissimo il nuovo Monster Hunter. Soprattutto che questo è chiaramente più in linea con World, a occhio, che con Rise. Da quel poco che ho visto, in realtà. E sono fomentatissimo per Wilds, sono. Direttamente, cosa intendi? Te ne sei dimenticata? Me ne tornavamo alla balena della biblioteca e hai detto che appena tornata avessi letto il libro blu? Ah, davvero? Ma probabilmente eri troppo stanca. Adesso puoi leggerlo con calma. Hai ragione. È scomparso. Non c'è, ecco, sapevo. Non c'è. Non c'è. Fino a ieri lo avevi con te, Al. Ricordo di averlo portato con me fino alla balena, ma non ricordo dove l'ho messo. Il problema è che quando sei tornata dalla stanza eri già talmente stanca e la tua visione era completamente sfocata, quindi io stesso non ho potuto vedere cosa facevi. Giusto, che lui vede attraverso di noi, fondamentalmente. Non preoccuparti, io non me lo ricordo, ma questa stanza sì. Una stanza incredibilmente tecnologica. Sarà qua nei libri? Guida gli ospiti dell'albergo balena. E consigliare agli ospiti di rilassarsi nella privacy della loro stanza all'uscita e nascosta alla vista. In caso volessi uscire dalla stanza, camminate oltre la pianta decorativa. Ah, quindi è fatta così di proposito. Continua ad esserci niente. Vogliamo fare un'altra partita col videogioco? Ho creato un piccolo aggiornamento al mio algoritmo ludico, che deve essere diventato più forte dell'ultima volta. Va bene, allora proviamo, ok. Tendo conto che. Ah, attenzione, adesso il gioco è meno glitchato, però. Perché lei riesce a leggere, lei. Qua non ho capito che dobbiamo fare. Stiamo scegliendo la nave. Ah, sì, stiamo scegliendo la nave. Immagino a seconda di quando muori. Come si sparava? Sta vincendo lui, maledetto. Ha vinto lui, è più forte di me. Diciamo un po' di letture da recuperare. Eh sì, lo stavo già pensando. Nel resto mostrato durante l'evento di Civilization 7, probabilmente. Ah, ma devo vincere per forza. Già ho dimenticato cosa si è visto. Se mi devi perdonare, non so. Sono giorni in cui arrivo troppo cotto alla sera. Fammi qualche nome e ci penso. Attacchi ciccio, stavolta ho capito il tuo gioco. Fuglio Game Show decisamente migliore dell'evento di Geoff, ma riba, addirittura. Però ragione di voi il mio algoritmo ludico. Ok, prima sarò pronto lo farò sapere. Non l'ho proprio visto, ero completamente disinteressato, ad essere onesto. Sono in una fase in cui troppa roba, cioè. Allora, dove vogliamo andare? In teoria potremmo provare a. No, questa non è la porta giusta. Dovremmo tornare all'inizio proprio del gioco dove c'era un manifesto che non potevamo leggere, tipo. Vediamo se lui sa qualcosa del libro. Guarda cosa ho fatto io. Noi ci siamo parlati? Non ne ho avuto il piacere, proprio ho visto salire sull'ascensore. Capisco, grazie. Quindi in cucina saremo andati. Cioè, che l'ascensore non è che va in molti posti.
C'era questa bacheca qua. Vabbè. Però qua dice che sono aumentati gli incidenti, vedi? Ok. Non c'ha scritto niente, ok. No, è basta, che stera qua. Okay. C'è la border, beh, Borderlands è visto che esiste. Lo scrivo proprio oggi sul Discord di TFP, cioè io voglio bene a Borderlands, probabilmente anche più di quanto meriti. Però al quarto gioco, compresi pure gli spin-off, spero che si inventino qualcosa un po' di nuovo, perché sempre lo stesso gioco a me almeno comincia a stufare. Il Diablo Like sarebbe Path of Exile 2, vabbè, quello lo conoscevo già. È famoso, Il giochino delle waifu che deve fare i party con gli animali? Ah, Infinite Nikki, dici tu. Quello è il trailer che è adorabile con i gattini e tutte le robe strane. Una roba che non giocherei mai, però. Boh, ma quando ci dà Potenz 4? Finché non esce, secondo me, non particolarmente. E a destra non c'è altro, mi sa. Oh no, c'era un destra di qua. Oh, non finiva qua, scusami, la mappa. Sì, non si può andare più a destra di così. In Fritz Dick si era pure visto già, però, con un altro trailer che non si capiva grazie al gioco fosse. Continua a non capirsi troppissimo. Namo Bomba si è messa a giocare Rise, quindi ce l'ha l'ossessione del momento. Dove c'era il gatto? Il cane? C'era un gatto? Buongiorno tesoro, ti sei riposata? Sì, buongiorno. Ieri prima di andare a letto sono passata da qui? Sei venuta qui ma solo per un attimo e poi sei andata nella tua stanza. Avevo un libro blu? Questo non lo so, mi spiace. Ho capito, grazie. Ok, sto libro dove cacchio abbiamo messo? Se dovesse essere una specie di Animal Crossing non lo scarterei, ma giusto come... Ma no, pare sia un open world in cui non so bene cosa fai. C'è tutta una componente ovviamente di vestitini e abbigliamenti assortiti. Però sì, non si è capito benissimo. Topo, sai qualcosa del mio libro? Silenzio? No. Quindi non è qua. E che è rimasto? È rimasto là dove sta la stazione dei treni? Qua si può andare da qualche parte, sì, ma non penso che ci sia nessuno a cui chiedere. Ma il pinguino non sta però qua più, ormai il pinguino... Ma posso scendere? No. Il pinguino sta all'altra stazione. Che altro c'è con cui parlare qua, scusate? Magari dobbiamo vedere pure il resto delle mappe, non per forza qua, Mi pare di aver letto che sia una roba open world, però piglialo come si dice, con tutto il beneficio del dubbio, perché non è che abbia seguito troppissimo. In questi giorni particolarmente
non so bene di che si tratta, però pare che sia una roba di andare. Il primo trailer, se te lo vai a cercare, secondo me si intuiva di più che era una roba open world. Però può significare qualsiasi cosa. Ok, quindi che Madonna, sta venendo proprio sonno, non ce la posso fa. Ho cominciato a sentirle queste giornate un po' così di lavoro più impegnativa. Faccio finta di niente, ma in realtà le sto un po' accusando. Ok, no, il libro deve stare qua per forza. In bagno. Laviamoci, ok. Vorresti disconnetterti per un po'? Le comunicazioni si disconnettono automaticamente quando un utente entra in bagno, mi sembra di. Magari se lo tocco scopriamo che c'era un... dove siamo state noi. Eccoci! Sono io, sembro mezzo addormentata. Però non sembra avere con te il libro blu. Però siamo fuori. Sbaglio, siamo fuori alla fine, non si capisce. Pigia qua allora. La luna si specchia sul mare. La luna a mezzo mare. No, 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 non si può fare niente. No. Quindi però abbiamo perso il libro, cioè comunque non ce l'avevamo quando siamo arrivati in camera. E la pianta. Tocca la pianta. Eccoci. C'è ancora il libro qui. Dove eri diretta? All'ascensore, credo. E pigio qua non è che è nel buio. Abbiamo un cielo nuovo, Heroes of Might and Magic. Ah dai. Ma nuovo nuovo? La tua testa gira così velocemente che mi fa venire la nacca. Mi avvertirò affinché non si ripeta. Proviamo a toccare. E magari dobbiamo toccare le robe fuori. Tocchiamo il quadro. Leggiamo il quadro, non si può dire. Cullet o Cullet. Vabbè. Magari toccando il palo della stazione. E gli Axe saranno posti su Steam. Io spero ancora in un nuovo musodio. Occutano Ken. Cioè, non mi sembra che sia una serie particolarmente in. Come dire. In voga al momento. Cioè, chi se lo fila Kenshiro ora come ora. Non mi sembra un'idea particolarmente brillante. Poi perché da poi quando è uscito l'altro, non mi ricordo che se ci fosse particolare interesse in generale. Me l'aspetterei più di un'altra roba, che ne so, di un Jujutsu Kaisen, quelle robe lì, i manga di anime che vanno. Boh. Che Kenshiro resta. Glielo abbiamo già chiesto a lui, è stato il primo con cui abbiamo parlato. E ci ha confermato che non avevamo ancora il... Non avevamo ancora il libro, non avevamo più il libro, mi pare. Fate il gioco di Robocop. E c'hai ragione pure tu, però. Tutto è possibile. Oh! No, questo è il vecchio ricordo, ok. Mi sa che non serve a niente, qua mi mette i ricordi precedenti. Però il fatto che mi faccia uscire rispetto a... a prendere il... la porta magica per andare altrove. Però qua è roba vecchia.
No, qua è tutto uguale, dai. Giusto per scrupolo. Buonasera Delta, buonasera. Ma poi quello di Kenshiro era un Musou? Non era uno Yakuza, hanno fatto entrambe le cose. Mi ricordo lo Yakuza di Kenshiro. No, qua non è cambiato niente. Ma vai a capire cosa dobbiamo cliccare nello specifico per far andare avanti sto gioco. È tutto molto carino e affascinante, ma è un legno di struttura come solo i giapponesi sono capaci di fare. Proviamo a cliccare sul tavolino del ristorante. Ok. Mi sono messo sul divano a leggere. Quindi sta qua il libro? Non la quest più emozionante della mia vita, diciamo, però. Abbiamo trovato il libro. Per fortuna l'ho trovato. Leggiamolo. Ah, chiarissimo. Allora, questo sembra importante, quindi prestiamo attenzione, ok? Un giorno una ragazza si ritrovò trasportata in un mondo misterioso, in un isekai, attenzione. Camminando raggiunse un appartamento fuori dal quale incontrò un corvo. Nell'albergo incontrò il direttore con una strana fa testa rotonda, un'alga che faceva la chef e un topo, secondo me testa rotonda è inteso più come testa rotante, e un topo che faceva l'ingegnere. E così il pinguino e la ragazza salvarono il pesce, è chiaramente la nostra storia. E così la ragazza con l'aiuto del cane che aveva incontrato nel viotto fece crescere il fiore. E così la ragazza entrò nella biblioteca dei miraggi dove tutte le guardie erano conigli e scoprì il segreto della stazione irreale. Questo ci manca però. Si dice che la stazione irreale è il luogo dove i veri desideri di ognuno diventano realtà. E così la ragazza giunse al luogo segreto nascosto nel magazzino del Museo degli Miraggi. Infine la ragazza raggiunse la stazione irreale e la trovò. Finito così. Eppure vedi questo libro quando ti sei svegliata, quindi questo libro predice il futuro? Dobbiamo proseguire dalla biblioteca, ok. Esatto, che dove è andata la professoressa, almeno così pare. Perché non provi a chiedere a chi ti ha detto come arrivare alla biblioteca dei miraggi? Il cane sarebbe. Marina, stavi ascoltando? A dimmi come e anche se non hai le orecchie, come arrivare alla biblioteca è stato. Dobbiamo andare a chiedere a lui. È il cane, no? Che ci ha detto come arrivarci. C'è roba da leggere qua, eh? Quello che dici tu sarebbe First of Star con lo stile simile Yakuza, però non è particolarmente bello, poi non è arrivato. Vabbè, e non è che non è stile Yakuza, è letteralmente Yakuza nel mondo di Kenshiro, sì, è proprio quella roba lì. Eccolo qua. Hai trovato la persona che cercavi? Al Museo dei Miraggi.
Ecco, vedi, dobbiamo proseguire da quella strada lì, ok? Ok, l'abbiamo incontrato pure il tizio che blocca la strada, l'artista lì. Vabbè, grazie cane. Proseguiamo di qua. Andiamo a piedi così, magari notiamo qualcosa che non abbiamo visto. Sono già arrivato. Ora possiamo leggere questo simpatico cartello. Scusate. Se vuoi passare qua devi fare un disegno. Se vuoi provare, dimmelo che ti do il pennello. Poi dobbiamo assecondarlo se vogliamo passare. Ah, ok, c'è scritto questo. Se io scheto vorrei passare, ho letto il cartello. Sul serio? Bomba! Wow, usa questo. Pennello. Io ti dico il soggetto, tu lo dipingi con questo pennello. Se la tua arte è abbastanza anima puoi passare. Dipingere, non so se ne sarò in grado. Hai mai creato disegni, Al? Disegni? La figlia mia! I tuoi disegni sono così belli. Però dovrei esercitarmi per bene, che vinca il migliore. Grazie, disegnare decentemente è la mia unica buona qualità. Però ogni tanto quelle operazioni di nostalgia con i remake ci stanno, così come... Ma io non... Nì, nel senso che alcuni giochi secondo me... Cioè, non fa mai male, secondo me, rigiocarsi di originale. Devi sforzarti un minimo, io sono sempre convinto che quello ne valga la pena. Quando si tratta di giochi così storici... Provare proprio quello. Poi, oh, per carità, se sono fatti bene, io mi sono giocato i Resident Evil, per dire. Di Resident Evil 2 non ne sento proprio nemmeno lontanamente la necessità, onestamente. Cioè, per dire, mi giocherei sinceramente la versione quella remastered che c'è su PC, la mod che hanno aggiustato un sacco di robe, hanno modernizzato tutto. Però il gioco non ce l'ho, è quello il problema. In realtà se scavo in casa da qualche parte un disco di Silent Hill 2 potrei averci, perché l'ho giocato su PC all'epoca, ma va capì. E non si può comprare, quello è il problema. Non lo posso comprare Silent Hill 2 se lo voglio comprare adesso. Quello è un po' un problema. A quel punto mi sentirei anche onestamente, moralmente, non particolarmente colpevole a scaricarmelo, però. Poi nel pennello lanci dall'attacco su quella tela. E poi ribadiamo che io non mi fido lontanamente, nemmeno lontanamente di Bloober Team. Non riesco a disegnare. Che tipo di amica? Non riesci a disegnare? Dobbiamo visualizzare il soggetto. E come faccio? Ma devo andare a vedere la mela, mo'. Che strazio, ok. Devo andare tutto via a memorizzarlo. Qui abbiamo visto perché non vai a vederla, ok. Sto rivalutando moltissimo gli enigmi con le tartarughe e le cisterne. Per questo robe come l'emulazione, le robe tipo Internet Archive sono importanti. Per carità di Dio, sfondi una porta aperta. Questo mi manderà a memorizzare altre cose, mi devo ricordare dove stanno, vero? E questa parte qua del gioco adesso. Mela, mela, mela. Carino però. Non ho mai visto me. È una bella domanda. Non era la cosa più difficile da disegnare, sono d'accordo. Te la so disegnare pure una mela, secondo me, se mi chiedete di farlo. Vai che mela. Bella zio! È una mela che spacca, infatti.
Lui è un po' Papyrus, Sans, una cosa del genere. Non posso non crederlo. Bomba assoluta, passa pure. Ah, ok, soltanto la mela? Io, amica, che ti piglia? Ecco, te pareva. Trauma. Trauma, signori. Come fai a continuare a disegnare come se non fosse successo niente? È tutta colpa tua. Sarà morto l'altro ragazzino, eh? Non ti perdonerò mai. Io non posso disegnare. Chiunque può disegnare se vuole, ma io. Senti, ti piace disegnare, no? Eh? Basta guardare la tua opera per capirlo. Non è vero. Sembrava sì, ma non è tutto. Le luci, le ombre, la prospettiva, il colore della mela. Questa è la tua arte e si vede che viene dal tuo cuore. Però, non farti storie. Non so chi abbia detto di non disegnare. Ma se lo becco gli faccio una lavata di capo che rimane pelato. Nessuno può impedire a nessun altro di disegnare. Punto. Bella. Ma perché? Perché mi piace il tuo disegno. È tutta colpa tua. Ma lo sta dicendo a lui e lui che lo dice a noi, non si capisce. Quelli che sono lì a insultare le cose che ha dagli altri lo fanno perché non hanno fiducia in se stessi. Lasciali perdere. Oggi Ken è arrivato ad Asgore. Ma lui ha fatto tipo la pacifist. Ma gli hanno detto di tornare indietro per quagliare tutta la faccenda dell'appuntamento con Papyrus e tutto il resto. O si becca comunque il finale neutrale che ci sta, eh. La prima volta ci sta. Non so come stia giocando. Zero spoiler. Ah, ok, vabbè. E allora sia come sia, cioè come deve andare, va come deve andare. Ok. Chissà se farà pure a sto punto pure la Genocide, mannaggia. Ancora mi vengono i flashback del Vietnam con Sans. 8 ore di tentativi, qualcosa in più pure. Abbiamo fatto 4-5 live su quel cacchio di boss. Però sono stato proprio contento alla fine, è stata una bella soddisfazione quagliarla. Perché vedevi proprio che un po' alla volta miglioravi, contanto che ti stressavi da morire, però. È stato un bel momento quello di battere Sans finalmente. Puoi andare al museo, ma prima cancella il tuo disegno. Perché? Perché è l'unica tela che c'ha. Che è pure rubata, ok. Ma non preoccupare, il tuo disegno vive qui nella mia anima. Sì, ho scheletro. Io scherzo, posso chiedere una cosa? Come mai sta facendo tutto questo? Per protesta. Meglio fare la danza. È un bel impegno. Non avete sentito della mostra delle tele bianche giù al museo? All'inizio avevamo esposto delle tele bianche e ci lasciavano dipingere chi voleva. Ma poi qualcuno ha comprato la mostra e ora non è più permesso di disegnare, c'è solo una fila di tele bianche. Dicono che lo fanno per protestare la libertà d'espressione, maledetti. Protestare contro la libertà di espressione? Protestare a... non si protestano le cose, a meno che non siano i protesti in tribunale, no? Credo. Non è transitivo protestare, no? La genocide è impossibile, ha ribadito più volte che non sta attaccando mostri perché non vuole fare, il gioco gli sta piacendo tanto proprio perché gli sta dando questa opportunità. Non sa niente, però quando scoprirà in un modo... Ah, ma quindi dice che non va avanti? Lo finisce così e tanti saluti, non si vorrà manco far dire che ci sono altre alternative. Una molto carina e piena d'amore, nonostante nasconda una serie di segreti molto agghiaccianti, però con un finale, come dire, amorevole e poi quella veramente che ti straccia, che ti strappa le budella.
almeno la Pacifist, che cacchio, gliela farei fare. Se si è affezionato ai personaggi, ma non lo so se si è affezionato ai personaggi. Quindi lei è qui a disegnare per protesta alla loro protesta. Nelle repliche su YouTube ho visto che in chat la gente che lo conosce, quindi spero che domani lo vide. Che cacchio. Vabbè che mi pare che il gioco in qualche modo te lo fa capire, no? Io poi la prima volta che l'ho giocato è stato Illo Temp, 10 anni fa, quando è stato. Te lo fa capire, no? Cioè dice una cosa alla fine. Oh no, non mi ricordo, Flowey, è passato un sacco di tempo. E faccio passare solo chi ha l'arte nell'anima, più l'anima nell'arte. Non so che devi fare al museo, saranno pure affari tuoi, ma la tua arte è strapiena di anima. Non scordartelo. Possiamo andare al museo? Ok, fai quello che dici. La gente dice di andare a trovare i personaggi che hanno una visione migliore. Vedi. Il cuore. Quando disegni puoi ricordare solo un soggetto alla volta. Altrimenti ti confondi e fai macello, capito? Sta cosa di segnare dovremmo farla nel gioco, vero? Ci sarà un enigma del museo? Che atmosfera però sto gioco. Sono fasi lunari quelle? No, museo dei miraggi. Ormai posso posare sto coso che c'ho sta mela in testa che mi manda un po' al manicomio. Torniamo agli amici gamberi. Papà, lo sei il preferito, ok. Quindi quando scatterà il... No, l'appuntamento lo fai per forza con lui, è quella parte con Undyne che è opzionale, però lì c'è un ottimo cameo di Papyrus. Vi do il benvenuto al Museo dei Miraggi. Ma è la luna, che sa cos'è? Che sta parlando? Ah, questo c'ha la testa rotante, c'ha la testa sfera. Sta ruotando. Sta proprio ruotando. Oh, ma voi? Pardon, non è nulla, lasciate che vi parli del nostro museo. Al momento di esposizione trovate la mostra delle tele bianche. Vi auguro una visita piacevole. In realtà io... Ah, prima che me lo chiedate, non addetti ai lavori non possono accedere al magazzino. Ecco, che dove dobbiamo andare noi. Prego? Non è niente. Vi prego di prestare la massima attenzione a non perdervi o rischiare di finire nel magazzino per errore. Ok. Avete domande? No? Bene, prego, visitate pure il nostro museo. È come se non ci fosse. Madonna, che trip però qua. Ma mo su o giù? Giù? Non puoi salire da qui. Perché no, se corro veloce... Ah, sali. Questa idea c'è una cena che esige il rispetto di tutte le regole del codice stradale, poi è pericoloso. Ah. Ok, quindi... Nemmeno questa? E scendi dovrebbe, perché vanno in senso opposto, vedete, cioè. Quella che in teoria sale e scende e viceversa. L'appuntamento non l'ha fatto, comunque è sempre bello vedere qualcuno che lo gioca prima volta senza conoscere. Eh sì, quello è assolutamente. Questa è l'unica che sale. Effettivamente. Le tele sono completamente vuote in segno di protesta contro la libertà di espressione. Ah, quindi contro la libertà di espressione. Ok. L'unica mostra perché tutti non avranno dimenticato come disegnare. Sembra una roba un po' surreale, un po' futurista, un po' Renzo Nero pure. Qua dovremmo tutta la vita disegnare qualcosa per qualche enigma.
Sì, ma gli avevo già visto questo posto. È una serie di stanze quasi identiche, tu ci sei, fatta in sera a non perderti, è troppo tardi. Ma di qua usciamo? Ma usciamo da un'altra parte però. Prima uscita. Prima, qui ci sono anche altre uscite. Non vedo la seconda uscita, ma deve esserci. Ecco dove era il posto prima di essere spostato. Cioè in fondo all'altra. Oh signore. Ok, ma mi servirebbe un indizio di sorta. Cosa ho memorizzato adesso? Ah, posso in qualche modo influenzare le scale mobili? Sembra complicata sta roba. Pianeti e brutti ricordi. All'entrata vai alla galleria. Allora, aspetta, c'era un cartello da qualche parte, dove? Ah, non puoi più scendere da qua. Non posso disegnarlo sul nulla, però. Così. Ok, sembra la stessa stanza, ok. Almeno così ne abbiamo la certezza. Adesso perché sale questa, scusate? Ah, perché è la stessa di prima. Andiamo all'entrata, non so perché però. Ah, ma questa è quella sta scala lì. E qui c'era qualcosa da cliccare però, tipo qua. No? È la stessa che ho memorizzato però. L'avevo già memorizzata questa. Sono perplesso, se non si fosse capito. A che mi è servito guardare che c'era un cartello che è stato spostato, però scusate. L'uscita di prima, eh? Ah, posso anche copiare l'altro però. Dov'è qua? Non capisco quale scala nobile è questa.
Maledetto. Non si capisce a volte dove puoi andare avanti. Oh, signore, comprensibilissimo, eh? Allora, quella è la sala del... è la prima stanza del... Mi devo fare una screen di sto coso, lo sapete, vero? Per andare a quell'uscita lì dobbiamo andare avanti di due stanze e poi prendere la strada in alto. Tutte le altre portano lì, però è meno rilevante questo. Alla fine l'unica cosa importante è sapere che devi arrivare alla terza stanza. In teoria, ah, non ho visto se ci sono proprio dei momenti dei passaggi. Tipo, se io esco da qua, se esco due volte da sotto, mi porta da qualche parte. Che mi sa di sì, ma riporto dall'inizio, vero? Sì. Okay. Quindi una volta da sopra, da sotto, una volta da sopra. Mi pare ancora da sopra. Questo perché c'ha sto coso? Ah, vedi? Qualcuno sta camminando sul piano superiore. Sono formiche, eh sì. 2000 volte peggiore quelle delle formiche in via 135. Stanno trasportando qualcosa. Al magazzino, immagino. Eccoci qua. Ah no, sono girato all'inizio. Dovevo proseguire a destra, vero? Mannaggia a me. Non credo che mi serve aver memorizzato sto coso, però. Allora, una volta giù, due volte su. Magazzino questo. Junior, alla buon'ora. Oh, scusami signorina, pensavo fosse Junior. Ti sei persa? No, sto cercando il magazzino. Anche tu, il magazzino è qua dietro, per caso hai la chiave? No. Vabbè, Junior dovrebbe avere la chiave. Facciamo così, quando Junior arriva puoi entrare anche tu nel magazzino. Ma guarda che ci vorrà un po', fatti un giro per il museo intanto. E se vedi quello sfaticato di Junior, ti dispiacerebbe guidarlo qui? Mi ci gioco le antenne che quel buono a nulla si è perso. Ah, ok, questo è un palesemente un indizio. Quindi, insomma, col sole a destra e la stella sotto.
Questa è l'ultima stanza. Quindi devo copiare quel coso con i pianeti, è questo? Sul piano inferiore, quindi questa è la prima stanza. Quindi prima stanza, queste specie di fasi lunari. L'ultima in alto ci sono le lune e ci manca comunque la seconda. E questo è Junior, ok. Qui dobbiamo guidarlo a lui così adesso. E mo si sarà perso, ma... E devo prima fare un po' di foto però qua, un po' di memorizzazione. Però al secondo piano non ne ho proprio idea che ci devo mettere. Ma non era qua, scusate. Era prima ancora, era qua? E minchia. Devo cancellare l'altra qui. Eccoci. Non so che mettere nella seconda però. Che mo sarà la stessa cosa qua. Quindi io vicino alla prima uscita. Ah, cacchio, quello che avevo preso io. Non si possono rimemorizzare le robe, però, dai, ogni volta devo andare avanti e indietro. Che roba macchinosa come al solito. Ma questo non è memorizzabile, questo. Quindi sarà questo? È l'unico memorizzabile questo qua dentro. Ho fatto tutto giro, rientra lì dentro. Alla galleria dovevo andare, ho sbagliato io qua. Boh. La lentezza delle scale mobili non è che aiuta particolarmente. Ammesso che sia questo il disegno, tra l'altro. Dobbiamo metterlo sopra però, perché si prosegue da sopra qua, no?
Non era questo, provo a metterlo sotto, ma non sarà mai sotto. E che vuoi da me adesso? Vicino alla prima uscita. La prima uscita è questa. Ora questo è il disegno. Ma non lo posso copiare. Mi dice che era qua prima. Dov'è qua però? Intanto facciamo la foto di questo. E andiamo a sistemare questo magari. Non c'è molta alternativa a tornare all'inizio, figlia mia. Siamo sempre a casa, cioè. No, non è che sia troppo gioco, è che il gioco che c'è è super legnoso, super macchinoso spesso. La parte, alcune parti non mi sono dispiaciute, però quella della biblioteca in particolare è stato uno strazio proprio, perché ti fa avanti e indietro 70 volte, sempre la stessa parte, piglia il libro, posa il libro, rimetti il libro, che è veramente uno stress. Boh, questo non si può memorizzare, sì. Memorizziamo questo, non so se sia lui, però. La freccia è giusta, però. Fine della mossa. Però non è vicino alla prima uscita, siamo d'accordo? Questo è il magazzino, però, mi sa. Sì. Troppo gioco noioso, eh. E non so che vuole qua, non capisco che simbolino va trovando. L'unica alternativa è questo qua. Perché c'ha comunque la freccia che va in quella direzione lì. Però non è vicino alla prima uscita, capito? È quello che non capisco. Questa lentezza esasperante in tutte le cose. Dov'è che tornavo poi a vedere la mappa, per dire? Dovevo farmelo il disegnino. Posso provare con questo, ma non sono convinto. D'altro canto non vedo alternative. E questo almeno punta nella direzione giusta. Non è che nei ricordi c'è sta cosa, scusami. Cosa che ho pensato. Carino, che te lo faccia notare. Non c'è la mappa, è quasi i dialoghi, giusto? Ovviamente non è questa roba qui. Provo a pittargliela di sotto, ma non credo che cambi qualcosa.
Non ha senso, infatti, che fosse così. La mappa non serve a niente in realtà, perché comunque abbiamo capito come funzionano quelle tre stanze lì. Bisogna capire qual è sto disegnino che va trovando lui, mo. Le musichette sono abbastanza micidiali, sono d'accordo. È questo tipo il senso della cosa. Lui dice questo simbolo stava lì. Ma lì dove cacchio è? È in fondo a una. Lo devo disegnare, non lo posso disegnare, non è memorizzabile questo. Tra l'altro. Quindi che ci faccio con sta roba? Questa informazione mi deve servire a qualcosa. C'è un palo e una scala della. E una scala Mo. Non capisco dove sia, però. Qua non è. Buonasera, Elmo. Qua non è. Qua nemmeno. Ma torniamo fuori, non mi sembra il caso. Non devo andare di qua, che torno indietro se vado di qua. Non è manco questa scala mobile qua. Che questa mi riporta all'inizio della mappa di nuovo. Non ne ho idea. Non... Sto cliccando come un forsennato davanti a tutte le scalinate, ma le scale mobili. Ma... Non capisco che simbolo vuole questo. Me ne manca sicuramente uno, ma non so quale. Non capisco quell'indizio che dice questo simbolo stava lì una volta. Che ci faccio? E dov'è lì, soprattutto? È quello che non capisco. Dov'è quella parte che si vede lì? La mappa alla fine la sappiamo, cioè... Non c'è molto da ragionarci, questa mappa. E
e le scale mobili sono solo tre. E le uniche che vanno in diagonale verso sinistra sono due. E io ci ho cliccato a fianco in tutte e due. Rimane questo simbolo qua. A meno che non debba... No, ma lui mi ha detto deve stare su una sola tela, no? Non su tutte e due. Però l'unico simbolo memorizzabile vicino all'uscita numero 1, a meno che non sono cretino, forse sono cretino. Ho capito forse. È questo il simbolo. Perché quando ho visto che passavano sopra, ho dato per scontato che fosse l'ultima delle dei passaggi in cui di quelle tre stanze lì, perché pensavo fosse quella che va al magazzino, no? L'ultima. Però magari la seconda, che pure da sopra bisogna passare. Quindi probabilmente è quella l'idea. E che vuol dire? Dovrò fare sta cosa, pittare il quadro, poi dovrò ritornare a trovare l'ultimo che non sappiamo ancora quale sia. Proviamo così. E non sia mai che mi fai rientrare dentro la galleria, no? Non sia mai, devo rifare sta manfrina qua. Va bene. Vediamo se c'ho ragione, almeno. Poi di quella musichetta del Maria so che ci tiene, eh. Arriva, arriva, eh. Vaffanculo. Va a morire ammazzato. Ecco che non trovi il terzo disegno. Non esiste il terzo disegno. Però non è vero, se dice che non ci sono disegni. E quindi mo devo andare a pittare la freccia a sinistra. Avevo fatto tutto bene, ma mi sono perso. Freccia a sinistra che non mi ricordo dove sta già. Sta all'uscita della galleria. Devo rifare tutto il giro, vero? Ah, devo arrivare là. Che fatica, signora mia. Ora non sia mai che possiamo ritornare dentro, eh. Invece sì. Anche da qua funziona. Abbiamo vinto. Ma come? Non era buono manco questo. Non posso fare. Forse tutte e due le tele. Però così come fa a capire anche, come fa a decidere in che piano andare, scusa. E allora che indicazioni vuoi, figlio mio? Che la devo pittare non sulle tele? Devo pittarla altrove, sta cosa? Lo posso fare? E no, eh. Non è che posso disegnarla altrove, sta cosa. Perché lì sì? Vaffanculo, vai. Vabbè. Ci sarà una spiegazione che mi è sfuggita.
bel parfait al cioccolato. Che fatica, signora mia. È il momento del trauma? It's trauma time. Oh oh. It's trauma time. Adesso la deturpiamo con una bella freccia. Oh, no, non me lo fa fare. E questo è l'edificio da cui potremmo o non potremmo aver buttato giù dal balcone la professoressa. Questo quadro non so cosa sia in realtà. Il treno creparsi. Ah, è tipo un terremoto. Una biglia, una sorta di foglio. Forse è un quadrifoglio. È la biglia del corvo? Voi immaginavo siete venuti a guardare questi dipinti. Ah, ecco, palla, testa rotante. La modella del dipinto, cioè. Capolavoro questo. Comparsi qui dal nulla di punto in bianco. È qui che tenevamo la scorta di tele vuote per la mostra. Quando le tele hanno iniziato a scheggiare, si sono tentate una parte per le conde della mattina, abbiamo dato questi dipinti. Queste tragiche opere, piccoli sentimenti che le parole stentano a descrivere. Mio padre era di usare la mostra delle tele bianche. Ah, le ha lasciate lì per, come dire, per attirare la tizia, insomma. Ok. Questo magazzino nasconde un segreto, vorrei mostrarvelo. Ok. È un treno? Un altro treno? È un treno. Nel magazzino del museo, esattamente. Sorprendente, non è vero? È arrivato quindi il treno e non ce l'abbiamo portato noi, perfetto. E appassa un treno, vabbè. Sono cose che capita. Un cimitero indiano. La stazione di partenza. Il museo è stato costruito sulla stazione di partenza. Tutto quello che sappiamo oggi è che la ferrovia passava da questa galleria estendendosi fino alla fine del mondo. E sappiamo che fu costruita con uno scopo ben particolare in mente. Connettere il sistema ferroviario alla stazione della fine del mondo dove i desideri si avverano. Una stazione dove i desideri si avverano?
Ah, la stazione reale, ok. Che è la prossima tappa in teoria. Che corrisponderebbe con la durata del gioco, eh. Se finiamo 2 orette stasera, ne mancano un altro paio di orette. Sono circa 8 ore, più o meno si trova. E la stazione di divertimento che si trova fin qui fu costruita per raggiungerla. Ok. Questo che ha a che fare con la professoressa? Nell'esaminare il terreno abbiamo scoperto un altro fatto interessante. Qualcuno ha tentato di ripararlo. Ma sta professoressa sa fare tutto, dipingere, riparare i treni. Ha pure hackerato i treni, ma chi è? Ho l'impressione che questi due avvenimenti siano collegati. Se fosse in grado di leggere i ricordi di questo treno, ciò potrebbe tornarci particolarmente utile. E facciamo. Che sta scaricando della roba? Riparando una coma. Non capisco cosa sia, però. Ritamere il tono se vi fa com. Ok. In cambio voglio un favore. Tornerò all'entrata del museo e mi darò da fare per riportare la mostra alla normalità. Sappiate però che la cosa richiederà qualche... Ah, mi ho chiesto di risistemare la mostra. Ok. Riparare il treno. Cosa facciamo, Al? Torniamo alla balena. Ah, ok. Va bene. Hai davvero intenzione di andare alla stazione reale? Non sappiamo se la professoressa si trovi davvero lì. Andare alla ricerca di un luogo la cui esistenza non è nemmeno certa mi sembra molto rischioso. Non lo so perché c'è andata, ma che dobbiamo fare? Abbiamo un'unica tappa, figlia mia. Forse voleva allontanarsi da me. Tanto di me. Professoressa. Tanto di me non importa niente a nessuno, immagino. Al tesoro. Marina, mi è appena tornata in mente una cosa. Ti ho già detto che la tua professoressa aveva un libro simile al tuo, giusto? Ecco, quel libro era blu. Come? Anche il suo libro era blu come il mio? Quindi ci sono due libri blu? E avessi dovuto vedere come se lo teneva stretto. Sono sicuro che c'è un motivo se anche tu hai un libro come il suo. Ho una teoria, se il contenuto del libro della professoressa è uguale a quello del tuo, è possibile che lei stia seguendo il percorso descritto al libro blu, esatto. Ma... se la professoressa non volesse più vedermi? L'unico modo che hai per saperlo è incontrarla e chiedergli di persona. E tu vuoi incontrarla, no? Comunque Marina è un'alga con i piedi per terra, mi piace. Voglio incontrarla. Oh, eccoti. Ah, c'è arrivato pure il topino. Ho controllato. Qualcuno ha riparato il treno. Quindi possiamo usarla anche noi? Non proprio. Non c'è abbastanza corrente nella linea aerea. Forse la stazione reale ha interrotto la fornitura di energia? E non solo, a volte ci sono dei picchi di corrente, fortissimi e imprevedibili. Non possiamo installare un generatore e fornire noi la corrente? No. Con questi picchi i cavi rischiano di bruciare e lasciare il terreno senza energia, quindi... non ci rimane che modificare l'intero treno. C'ha delle botte sta colonna sonora ogni tanto.
L'avevamo già sentita questa, non mi ricordo. Sì, forse sì. Puoi davvero fare una cosa simile? Non c'è problema, però mi servirà qualche giorno. Non preoccuparti, sai, è il mio... No, è finita la musica. È migliore quando si tratta di queste cose. Sarei stanca di solo, riposo di qui alla bene finché sai non ho finito con il treno. Posso? Certo, sono contenta di avere qualcuno con cui cucinare. Grazie. Come mai siete tutti così cordiali con Ali in questo albergo? Perché è nostra ospite? Perché siamo delle brave persone. Che razza di domanda è? Perché la dovremmo trattare di merda, scusami? È giusto, la nostra ospite è d'eccezione. Ma io non ho neanche pagato. Ma cosa dici? Ci hai dato più di quanto avremmo potuto chiederti, giusto Stein? Questo è già un po' più. Giusto. Mi metto al lavoro. Cosa gli ho dato? Gli ho dato un senso alla loro vita, visto che non ci sta nessuno qua. Sarà un lungo viaggio, dobbiamo prepararci con cautela. Prima di tutto devi mangiare qualcosa. Lato toast? Buongiorno, Al. Oh, ma è ancora notte. In questa città è sempre notte. È quasi ora, Al. Hai ragione, andiamo. Voglio andare alla stazione di partenza nel magazzino del museo. Vogliamo fare un'ultima partita al videogioco? Sei diventato più bravo? Ok. Se usassi solo le abilità più forti diventare invincibile. Non so, non ne sarei così sicuro. Io non ho ancora capito come funziona questo gioco. E questi? Non è che mi spiega troppissimo. Però lui ha riempito la barra più di me. Ah ok, sotto... Ah, stai caricando le armi! È la specie di attacco teletrasporto il primo, eh! No, che? Cos'è? Ho vinto lo stesso! Cos'era quella cosa? Sto con il semaforo occhi dietro le spalle. Ho bisogno di qualche aggiornamento essenziale. Se nabbo, posso togliere sto cacchio di cosa del... Posso posare un oggetto, no? C'è forse qualcuno selezionato? Ho ripreso il pennello, sono un cretino. Anche lì su una delle cabine abitabili. Dovrebbe essere abbastanza comoda. Grazie mille, Stein. Quell'altra cosa che ti ho chiesto? Fatta. Ti ho preparato un sacco di manicaretti, ma non mangiarli tutti in una volta, capito? Grazie, Marina. Tu sei pronta? Sì. Allora potete partire. Ma chi guiderà il treno? Sarà... Scusate il ritardo. Il pinguino, grande pinguino. Ciao a tutti. Caselli. Chi altri? Star mi ha spiegato tutto, andiamo, su, abbiamo già perso abbastanza tempo. E il tuo lavoro alla stazione? Mi sono preso un bel periodo di ferie pagate. Ma sei sicuro? Potrebbero volerci giorni. Ehi, non ricordi che ho detto che avrei pagato il favore? Lascia raffreddare il motore per 8 ore ogni 16 ore di viaggio. Chiaro. Caselli, prenditi cura di Al. Sicuro.
Ah, dimenticavo, il direttore dell'albergo ti ha lasciato un messaggio. Abbiate premura, signorina Hall. Lo farò. E allora partenza. La vita è piena di sorprese. Chi se l'aspettava? Avrei di nuovo guidato un treno con voi sopra su una ferrovia che non conosco. Ho sempre sognato di partire in viaggio per terre sconosciute su di un treno. E guarda un po' che sogno si è avverato. A proposito, chi è quel tipo lì? Tipo? Stolto uccello! Abbi rispetto per chi ti è superiore. Giusta punizione della tua insolenza è il dover strisciare a terra, incapace di librarti in cielo, il corvo? Volatile senza volo. Scusi, ma ci conosciamo? Ah no, è l'occhio! L'ho visto adesso. È che era quello che parlava un po' aulico, sì. Ora mi ricordo, ci siamo incontrati all'acquedotto e tu sei zero, giusto? Ben ricordi, fanciullo dalla chioma color cobalto. Ah, quindi vi conoscete? Come 195 anche lui? Sì, ho chiesto a Stan di costruire un sistema per farli viaggiare con noi. Ah, che carina. Inaudita hilarità che mi si veda comparato a si fatta misera intelligenza artificiale. Misera intelligenza artificiale? E senti, Al, che aiuto ci dà a portarci in giro? Che aiuto ci dà a portarci in giro quest'occhio parlante? Non lo so, però pensavo che sarebbe stato divertente. Io aiutare voi, creature inferiori? Non me ne si voglia. Semmai è vostro compito divertirmi. Zero, sai giocare a carte? Talvolta mi sollazzo con quel cimento che voi chiamate poker. Wow, sai anche giocare a poker? Misera intelligenza artificiale. L'ha presa malissimo il semaforo. Qua non finisce bene. Beh, a sto punto mi fermerei, ok. Vogliamo prima arrivare alla destinazione. Che non so cosa succede poi. Scena carina questa, dai. Ma le parti di storia e personaggi funzionano. La parte giocata che a volte è veramente un intoppo malefico. Il cibo di Marina questo. Cosa aggiungi più a che il mio fanciullo dei capelli color del mare? Giochiamo a qualcosa, zero. Prova ora la tua abilità con questo perfido scioglilingua. Ripeti, ho fallito in continuazione. Ho fallito, ho fallito, ho fallito, ho fallito, ho fallito. Non è così difficile. Non capisco il senso di questo gioco. Ok, lui non serve a niente. Che ti prende, Al? Posso fare qualcosa per aiutare? Nulla in particolare, no. Va bene. Però se riuscite a zittire quello là mi faresti un favore. Vermialato, abbandonato dall'evoluzione. Penso che si stia divertendo. Sarà, ma non mi diverto mica. Non credo che possiamo fare granché. Però guarda che bello pure qua. L'effetto di viaggio. E non intanto. Che non posso fare che. Questa è cliccabile? No. Posso solo eseguire un salvataggio manuale. E lo facciamo, dai, ci fermiamo qui. La prossima volta mi sa che si finisce, perché credo che sia l'ultima parte del gioco che ci manca. Qua è disconnesso X Input Game. Ma non è mai vero. Domani ci facciamo un po' di scimmia, dai. E sabato ci abbiamo la serata horror. Sabato ci giochiamo il remake di The Bathhouse che avevamo già giocato dai nostri amici Cilla. E se c'è ancora tempo, che come diceva giustamente Bloodflower l'altra volta me l'hanno dato gratis. Me lo sono trovato in libreria gratis perché avevo comprato quello originale. Non so quante cose sono cambiate, dicono molte, vediamo. E poi se c'è ancora tempo c'è quel giochino che avevo preso l'altra volta, quello sulla neve, che non abbiamo fatto più poi. Perché è durato molto di più del previsto, quello dei mutanti lì. Dei mostri e della notte chiusa in casa lì. Va buono, bella gente. Grazie per la compagnia, dai, come sempre. Ci becchiamo se tutto va bene. Se
come ci arrivo la sera, lo sapete, sto periodo. Domani sera con un po' di Wukong. Notte, notte.